Ciao ragazzuoli, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, io oggi sono totalmente rincoglionita perché ho mangiato il sushi, mi sono abbottata, sto morendo, quindi oggi prevedo live rincoglionita, forse devo cambiare il titolo, live stunnata, perché ho veramente sonno, sono molto lenta, infatti oggi speriamo che non ci stanno enigmi particolari perché mi sento proprio un trattorino. Mi sento veramente un super trattore. Mamma mia. Io direi di iniziare subito, tra l'altro. Allora. Ok, si dovrebbe sentire, vedere tutto, bla bla bla. Allora, noi eravamo rimasti che dobbiamo fare l'ospedale nell'altro mondo ed eravamo arrivati qui, quindi con sta crocco qua, che mi pare la cameretta mia dove ho il computer e la play attaccati, tutti i fili incavinati, letteralmente uguale, anzi, camera mia forse pure peggio. E dobbiamo scardinare sti cosi qua, dobbiamo capire cose. Quindi con rincoglionimento post-sushi, io direi di andare? Che cazzo era? Ma che sono matti? Vabbè. Ma già iniziamo con i rumori orribili. Con dei rumori brutti proprio. Io spero li sentiate. Questo bordello. Ma c'ho i colpi? Sì. In tutto questo sì, ho i colpi. Io c'ho paura che a breve mi viene un jumpscare nel bagno che proprio mi disintegra. Cazzo so? Altri nemici, non si capisce un cazzo. Chi è? Ok. Colpi, ottimo. C'è Nugaz. Qua posso scavalcare. Allora, prima di scavalcare. Vorrei andare qui. Cioè, vorrei. Devo. Ok, qua posso rompere. Mi ricordo. Vai. Ma ci andremo dopo. Io non vedo un cacchio. C'ho sempre l'impressione di avere un mostro dietro. Non so perché. Niente. Un murales con delle mani, Shigaraki di My Hero Academia. Ok. Allora, qua ci serve qualcosa. Ah no. Io già mi sto perdendo. Ah no. Invece no. Ok. Quindi immagino, se mi ha aperto la shortcut, immagino che io debba trovare qualcosa qui per rompere il lucchetto. Olio cuore. Colpi. Molto bene. Ho fatto? Che ho fatto? Non volevo! Ehi! Oh, quante cazzo so! No. Ok. Quest'altra? Mortacci tua!
No, comunque c'è metodo da... Niente, niente. Questo si rialza. Quanti sono? Quanti sono? C'è. Dai, che cazzo? Sento, te devi a sprangare. Poi, non lo so. Ah, questo qui lo devo. Nice. Forse non devo toccare gli orologi. Mi vado a pensare a sta cosa. Lo butto lì. Mi ha fatto perdere tempo e basta. Vabbè. Vediamo un po' se qua c'è qualcosina. Pillole, ok. Dove sono le mie pile? Le mie pile. Watch it go dark. Ok. Sto aspettando. Vabbè. È un anno che mi osservano. Mi hanno dato così tante pillole. Quando l'ora fa rumore, tremo ogni volta che calo. Mi sono cagata sotto, però grazie, le crew! Grazie per il follow. Grazie, mi hai fatto cagare addosso mentre stavo leggendo, quindi direi ottimo. Sorry. Tranquillo, anzi, grazie. Ero presa nella lettura e mi sono sentita male. Allora, tremo ogni volta che cala l'oscurità. Quindi chiuso. A posto, grazie mille comunque. Qualcosa che non sto capendo. Watch it go dark. Lo sto guardando. Non si spegne. O gli devo sparare. Pium! No, eh. E qua io già l'ho girato. Comunque penso intenda il numero di volte che si spegne. Ah, sì, infatti io prima di arrivare qui ho già girato l'orologio. Sono arrivata a 2 e mi sono arrivati i mostri, quindi sì. L'ho fatta al contrario allora. A posto. Allora, qua già ci sono stata. Qua le mani di Shigaraki, sì. Quindi forse se l'ho già fatto vuol dire che le catene già si sono tolte? No. Non mi sembra. Ok, allora, rifaccio un attimo un giro di illustrazione. Quindi qua. Ok, è legato qua. Ma chi t'ha visto? Ma chi t'ha visto? Giù. Qua. Io qui ci sono entrata. Oh, io rigiro. Ah no, non me lo fa. Mi viene da pensare che io qua ho fatto tutto. Dai, ho fatto tutto qui, dai. Al massimo torniamo dopo. Ah, prova a vedere sulla mappa, c'hai ragione. Io, dove sono? Lì, ok. A M2 mi dà un punto interrogativo.
Ok. Non ho presente che stanza è, quindi ci rivado un attimo. Vediamo un po'. Ok. Ok, andando tutta dritta. Ok, no, qua c'ero già stata. Però perché mi dà il punto interrogativo? L'ho fatto. Allora, sono 6 pillole. Magari mi devo ricordare 6 pillole. Questa è 2, l'ho fatto. Boh, vabbè. Vabbè, tanto devo finire di esplorare di là, quindi ci torno. Qua? No? Ok. L'orologio non te lo fa più toccare, vero? No, no, non me lo fa toccare. Dai, non male. Sì, però i suoni sono terribili. Ok, ottimo. C'è qualcun altro? Dove? Destra. Ah, di qua. Ecco, ah, eccolo. Non vedo. Rumore strano. Anche questo un rumore strano. Giù. Ok. No, mamma mia, rumori. Cioè, brutto. Chi è? Chi t'ha visto però? E dai. Cioè. Che cos'è questo rumore? Mi ricarica la pistola al volo. Vado un attimo di qua. Ah, non c'è niente. Vuoto cosmico. Qui c'è l'entrata che era il bagno. Ok, dobbiamo proseguire di qua. Ma è qui? Un oggetto. Mamma mia, ha fatto proprio. Devo dire. Il sound fatto da Dio proprio. Dove sta? Lì. Aiuto. Allora, questi li vorrei prendere a sprangate. Infiliamo sulle donne, che è quello che ci piace. Ok. Twitch, non decontestualizzare, per favore. Mi riferisco al gioco. 8 colpi per la pistola. Sono godibili, devo dire. Io non vedo niente. Ok, proseguiamo. E qui? Ok. 8 colpi di pistola vogliono dire due cose. O è una boss fight vicina o è tanto culo. Mi sa più la prima. Ho paura, aiuto. Ai ai ai.
Ma dove sto? Dove mi trovo? Dove mi colloco? Senti din din din. Dove va portato? Oh. Allora, aspetta, prima capisco dove va portato, poi magari mi metto a spostarlo. Qua non mi sembra. Forse lo devo portare di qua. Ah, io sono tornata qui. E non ho risolto un cazzo. Bellissimo. Quindi... là dentro mi sa che c'è il delirio. Scatola incatenata, ok. Può essere dietro un'altra lancetta? Penso di sì. Penso proprio di sì. Che qua non c'è. Devo capire dove mettere quel fregno. Director's Office. Mi rifaccio un attimino un mezzo giro per capire dove devo portare. No. Qui sopra io non vedo sporgenze in cui posso arrivare. Ah, là. Ok. Perché così avrebbero senso anche le pillole, sì. Sì. Incastra. Ok. Me lo fa portare così, no? Eccoli. Ok, ti vedo. Liscio? Ce n'ho una dietro. Magari se azzecco anche... Non fare. Chi è? Pronto? Eccolo. Ricarico. Io comunque non vedo niente. Bang! Non mi va di usare i colpi del pompa. Sì, quest'altra paria. Beh, questa l'ho presa in faccia, giù. Qua, ok. Ho fatto un pezzettino, ho fatto abbastanza bene, dai. Sì, rendo che rami lì. Colpi per la pistola, per favore. Bravi. Prevedo il futuro. Ok, mi sa basta. No, un'altra cosa. Che vuoto. Ok. È di nuovo lì a guardarmi, a fissarmi. Dice che non mi trascinerà. Dice che mi trascinerà lì. Non voglio. Ansia. Questo. Chiave dell'ufficio del direttore. Perfetto. Perfetto, che ci serviva. Ehi. Che è sto battito cardiaco? No, raga, no. Stiamo scherzando. Ok, collezionabile. Due.
Allora, vorrei salvare al volo. Mo, dove cazzo stava la porta? Qua. Qua. Let's go, ski. Non ci sarà mai più dolore. Cosa, frase un po' utopica, però, ok? C'è niente. Qua? Pure? Ah no! Col cacchio che non c'è niente. Sto rumore tipo allarme mi sta un po' mandando al manicomio, sono sincera, però. Ok, sali. Voragine nel muro, vabbè. No, che è sto spazio? Per caso è ancora il foglio che ho letto in assenza delle pillole? Sì, ne mi sono curata. A caso. Allora, no, appunti. Che era questa, mi sa. No, questa l'abbiamo appena trovata. No, mi sa che non ce l'ho, perché se no me l'avrebbe già data. Era quella che finiva con oscurità. No. È un codice. Oh no. Ho di nuovo trovato 0050 nella stanza dell'elettroshock. Stavolta ho controllato, non era in lista per il trattamento. Possibile che ci sia arrivato da solo? Come faceva a sapere come accendere il dispositivo? Qualcuno la pagherà per questo. È un codice, ha due disegnini, ce l'ha, l'ho visto, aspetta. Ah, due disegni. Ah, questo qui! Ah, sì! Sì, è questo qua, è questo qua. È un codice. Sì, non ce l'avevo nella testa perché mi ricordavo la traduzione italiana e non la foto. Voglio dire, sono meno più se ok, e quale sarebbe il codice? Un anno, sei pillole, ore 2. Ok. Quindi un anno che è il numero qua. Sei le pillole, 2, ok. Perfetto, grazie che mi dai una mano. Ora allora, questo qui che fa? Oh no. Dove sto? Cazzo, ho finito i colpi. Ma come ha fatto? Oh, che palle. Niente. Cioè non muore, non muoiono le... Dove cazzo si è messo? Sto giocando a normale e soprattutto sto giocando a Silent Hill. Non voglio giocare a... Ma perché non entrano più i colpi del fucile? Ma stiamo scherzando?
Che cazzo? Sta proprio bombino addosso. Si rialzano però. Sto sudando, lo dico. Piano lo famo pure mi dita. Certo, mi pare, vabbè. Oh, mi fai attaccare! Curate. Certo, qua mi d'oggetto. Ole. Ci siamo? Boh. I boss finali mi sono capitati, cioè. Ok, qua non ci sono passata. Mamma mia, come mi sto perdendo. Ancora? Non credo di aver finito di esplorare. Barella per trattamenti. Quindi tutto sto casino per niente. Ah, i colpi. Ok, mo immagino che posso tornare indietro e posso premere il tasto. Che era qui? Che cos'è? 9659. Bravo, scrivetelo perché. Ah, ma adesso si è tornati su Twitch? Sì, Spike! Ci siamo spostati. Allora, non so da quant'è che stai vedendo, ma qui siamo nell'altro mondo dell'ospedale. Stiamo cercando le combinazioni per uscire, fondamentalmente. E mi sa che forse abbiamo trovato tutte e due. Forse tutti e due i codici. Dove devo andare? Eccoci, mi sono ricagata sotto. Spike the Fall, abbonamento, grazie Spike, grazie mille. Lo spavento ne è valsa la pena. Mi sono super cagata sotto, ma grazie, grazie mille. Ok, let's go. Dove sto? Ah, sono tornata qua. Ok, io immagino. Ma qua c'erano i colpi, non l'ho visti. Pazza eretica. E anche Rob ringrazio. E fin qua. Ok, poi. Questa, boh. Sto andando nel punto giusto, chi lo sa? Attenzione, sì. Paxerellica, cioè?
Dovevo, non so per quanto riuscirò a seguire, ma con lo spirito sono sempre dietro di te per farti spaventare. Guarda, ci sei riuscito perfettamente perché mi sono cagata sotto. Allora, avevamo visto che era 9659. E penso che sia quella a destra. Lo butto lì. 9659. Quella a destra, sì, perfetto. Voglio dire di provare quella a sinistra che avevamo visto che era 1, 6 pillole, 2, 2. Grazie, Legru. E qua manca qualcosa, però. Ah, che cazzo mi manca? Eccoci, perfetto. Lo sapevo che mi ero dimenticata qualcosa. Che cosa non ho trovato? Che cosa non ho trovato? Dove devo andare? Seminterrato. Dove sta? Ecco, l'enigma di prima non c'era bisogno di scattare l'allarme. Quello dell'orologio, che potrei averlo fatto scattare l'orologio. L'ufficio del direttore. Io torno, sì, ne torno nell'ufficio del direttore. Che c'è qualcosa che mi sfugge. Dove sto? Ehi. Ah, non è l'ufficio. Oh sì. Oddio, qua si è chiuso tutto? Ma stiamo scherzando? Forse, ah no, forse manca qua una chiave. Ah, è vero, perché qua mi sa che io non avevo esplorato. Chi è? No, dai. Che figura di merda, che liscio i colpi. Oh, si è incagliata. Via, ne approfitto. Oh, mortacci tua. E olè, quanti so? Ah, non. Ah, no, me lo devo fare mini per forza. Ah, ho capito. Sì, ma. Ma sbaglio il coltello tipo ti fa sanguinare e perdi più vita? Esatto, hai quattro. No, c'è qualcuno ancora. Vorrei leggere. Allora, il seminterrato ha la certezza che non sia il piano superiore. E fin qua, Spike, forse ci arrivo anch'io, ma dopo 5 meno 2, dopo 5 meno 2, 1. Fate bene a specificare. Esatto, hai quattro numeri. L'ultimo numero, quello dell'orologio, non serve saperlo. Li provi tutti senza che fai arrivare i nemici. Io l'ho fatto scattare anche prima di fare l'enigma. Quindi pensa che idiota. Quando glitchano, li puoi buttare a terra se li colpisci da dietro, in teoria. Che c'è il backstab? Cioè, che cazzo è? Appunto, un souls-like. Comunque, non la sapevo sta cosa. Né Rob né Ele Crew. Quindi. Grazie per avermelo detto. Io ci provo, però. Mi sento molto inchiodata con questi comandi, quindi. Ok, pensavo di dover rimettere la. Ehi! La mano. Basta. Con sto cazzo di coltello di merda. Bravo, bravo. Altra cosa, se spari alle gambe quando si piegano, poi Oliver bustonata, c'ha ragione, c'ha ragione. Ma qua c'è tutto un pezzo? Però io voglio andare qua prima.
qua sotto. Mi date dei colpi, sono senza nulla. Aiuto. Sono una poveretta. Non voglio i curativi, voglio i colpi. Eccoli. Grazie. Certo, sprecati, eh. Se sono sprecati, due colpi di fucile a pompa, però meglio di niente. Olè. Dove sono? Dove sono? Qua non mi ci entro. Allora, scendo giù, non si può fare. Quanta altra gente ha trovato da smesciare? Parecchia, parecchia. Ah, no, non. Pensavo da smesciare con la mazza. No. No, per ora nulla, nulla. C'è carenza qui. Come non vuoi curativi? Volevi solo quelli? Sì, c'ha ragione, però. Mo voglio i colpi, ma ha cambiato. Oh, come danzavamo agitando le braccia e i nostri corpi. In perfetta sincronia la musica risuonava, ma in ogni ballo arriva un momento in cui qualcuno deve prendere il comando. E la musica diventò più forte, sempre più forte, martellante, penetrante e poi il silenzio. Amen. Ok. Aiuto? Io un po' come il manichino. Strumento di forza. Che vuol dire? Ciao. Per un attimo ho avuto paura che stendesse il braccio destro, poi. Ehi? Qua. Che ti ha visto? Allora, spariamo le gambe. Pim. Non vomitare. Di nuovo lì? Mi sa. Sì. Mi sento veramente in difficoltà con questo. Cioè, combinano questi mostri ed è finita. Corto raggio, lungo raggio, medio raggio, quest'altra mi accoltella in continuazione. Giù. Questo si è alzato. Non morì, James, non morì. Cazzo. Sto stirando. Cioè, io sto sudando. C'è un foro e noi siamo soli da molto tempo. Sappiamo tutti cosa dobbiamo infilare. Sì, non volevo fare la battuta, ma ci ho pensato anch'io. Sembra di stare a Termini. Cazzo, è proprio Termini. Stazione Termini dopo 8 di sera. Chi è? Ah, questa correndo proprio. C'è venuto. Mortacci, che legnata che mi ha tirato. Oh, ma c'è Tekken, cioè sono le gambe di Nina? Allora, mi curo. No. Dai. Fatemi esplorare. Fatemi prendere i colpi. No, mi fucile a pompa, preferisco una pistola. Faccia. Sì. L'emoticon del telefono.
Mi sento male. Quest'altra mi compenetra, sì, ciao. E olè. Salta, ok. Giù, giù. Cioè, io mi sto facendo questo gioco in melee praticamente, dai. Oh, colpi per la pistola. Era un mostro in gamba. Spike. Oh no, Spike. Vabbè, là immagino che devo sfondare la porta. Ok. Su, via. Entriamo. Ma un bel po' di colpi, cioè proprio tanti colpi. No, tocca scende pure, ma sì. Se fosse stato ambientato in Africa era un mostro in gabbia. Roberto, ti prego. State a dar meglio di voi oggi pomeriggio, eh. Chi è che si sta strozzando? Ma per una chiave, no? Ma è possibile che io devo arrivare nel profondo della terra? Basta. L'ultima volta che ti ho visto là avevi un botto di colpi. Dove sono finiti? Non me lo chiedere. Non lo so. Liscia? Mi liscia? Che fatica. Io mi vorrei. Cioè, finché non c'ho le. Come si chiamano? Le infermiere, non vorrei usare i colpi. Vorrei andarmi lì. Sento un rumore disgustoso. Non te faccio rialzare. Oh, è già morto, cazzarola. Non me ne ho resa conto. Chi è? Cucù, eccole. Ti pareva? No. Attacca. No ragazzi, si era inchiodato, non mi stava attaccando. Olè. Giù. Giù. Stavo per dire in bocca a Rocky, ma non c'hanno la bocca, quindi tirò le gambe di Rocky. Aiuto. Basta, basta, basta nemici, vi prego. Basta, non ce la faccio più, sono stanca. Signore, un po' di riposo. Mi dia un po' di riposo. Sicurezza. Chi t'ha visto, bastarda? Sì, ho detto bastarda perché io questi nemici li vedo come delle donne. Non lo so perché li vedo di sesso femminile. Giù. Ok. Cioè, sto finendo anche i curativi, ma che run schifosa sto facendo? Domanda, punto di domanda e anche punto esclamativo perché.
Salta. Ok. E io ho premuto cerchio per schivare l'attacco che avevo visto che stava per fare. E i tasti hanno un delay della Madonna. Va bene. Si identificano come gambe, ho letto? Ah, quindi le gambe, quindi sì, femminile. Beh, i versi che fanno quando li colpisci non sono tanto mascolini. Sì, forse è per quello. Io non ho la più pallida idea di dove sto andando, cosa sto facendo. Sono stanca. Sto sudando. Questa run è veramente... Cioè, questa live mi sto faticando. Io uso una siringa perché mi dà fastidio questo rosso. Ok, mani di Shigaraki. Chiave della beatitudine. Non mi pare tanto da beatitudine. Ma la vera domanda è... A parte Roberto 77. Le gambe delle donne. Ma la vera domanda è da dove metto i versi? Non si dice, perfetto. Vi siete risposti da soli. State a fare tutto voi. Dove devo andare? Dal manichino, vero? Ma dove stava il manichino poi? Ma dove sono io? Tutto questo? Dove sono? Dovrei ritornare su. Dovrei. Giusto. Qua penso di aver fatto tutto. Ok, ultimo giro in ricognizione. Mi pare che ho fatto tutto. Dove torno su? Qua. Rumore nauseabondo. Questo. Mamma mia. Questa porta? Ma c'era prima sta porta? No, dove sto? Ok. Il manichino? No, qui. Qui? Qui. Allora. Ah bene, lobotomia facile proprio. Chiave occhio di lapislazzuli. Che mi serve? Tutto fatto, devo tornare all'inizio. Giusto. Il baule da cui ho tolto la catena? Sì, penso sia proprio il baule. Penso sia la chiave per il baule. Però prima salverò. Chi è? Sento rumori. Io comunque sono sempre più convinta e prima o poi si alzerà quel manichino e ti darà la caccia. No, 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 no. No. Facciamo no. E namo. Poi? Ah, ok. Robotomia perché è un automa. Aiuto. Sono sempre io. Vai più vicino, stupido. Si era resa conto che riderò. Oddio, sto sentendo male oggi. Questo narcolettico si addormenta in piedi. Vabbè.
Una fiche per giocare a poker? Cos'è? Tombola? Ah, è il piano dell'ascensore, ok. Per andare nel seminterrato. Ah, gli metto un anello, due anelli. Mi stai a dire che non ho finito il sottosopra, il sottomondo, il sottopalla. Boh. Andiamo. Radio posseduta. Dai, mo le faccio vomita. La indovino con una. La peste? Un po'. Tre, 85, 3, 8, 3, 1. Sembrava una YouTube poop. Vai. Dobbiamo andare al cimitero. Boh. Tre proprio no. Suona malissimo. Madonna. Billy Locane. Billa Locane. che ne so. Miriam suona bene. Non so la risposta a nulla. Ciao, bacioni. What the hell was that? Ma mi fa piacere che parli ogni tanto, che ti rendi conto che non ha senso quello che ti sta accadendo, James. So wannabe. Aspetta. Invece Billy Lagagna. Hai ragione. Sì, comunque sto pezzettino un po' la so. Un po' di so wannabe. Ricominciamo con la gente che mangiucchia. Oh no. Io da qua. Colpi? Un cazzo. Ah, ma qua, ok. Io vengo da lì. Io entro qui.
Sì. Oh! Niente, mi salta addosso. Mi salta addosso. Madonna, gli ho dato il colpo così forte che si è incastrata una grafica. Sì, ma se vai dove ti ha detto e provi le risposte, ti dà il premio o la penitenza. E tanto immagino ci dovremmo andare a sto punto al coso, quindi al cimitero. Non vedo niente. Gno, 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 gno. Ok. Ehi, com'è possibile questa cosa? Non doveva succedere. Mi ero scansata. Ok. Qui sopra? No. Colpi. Dai, ne ho messi da parte un po'. Comunque l'attacco in salto della signora Gambe non lo eviterei mai. È un face sitting gratuito. Sì. Infatti se vedi io lo prendo sempre. Oh, che sbadata. Ma non al cimitero. Ti ha detto di andare in un punto. Quella sul cimitero era la domanda. Non ci sto capendo un cazzo, Roberto, aiuto. Con quei cassetti giocano con le tue emozioni. Sì, perché sono vuoti, tanti sono vuoti. Come, boh, la mia mente. Oh. Scusa, Roberto, dove mi ha detto di andare? Mi ha detto di andare da qualche parte. Ma qua non c'è niente? Cosa? Ah, no. No, non c'è niente. Ah, no. Ah, dipende se sai le risposte, però. Non so se è più confusionario il gioco o te, Roberto, ti giuro. Anello. No. Che paura. Ciao. Non è Mary. L'ho segnato sulla mappa, James. Grazie, James. Infatti. Sei tu che ti sei messa a dormire. Care less about me, could you? No, I just... Then stay with me. Don't leave me alone again. Sei tu che sei andata a dormire. Sei andata a dormire tu nell'ospedale. Hai detto, ma mi appoggio un attimo. Eri impegnato a farlo vomitare tipo Metal Gear Solid 3. Ti ho detto prima penitenza, se sei disposto, premi, se no penitenza. Penitenza? Tutte? Mary Maria, non penso si offenda se la chiami in un'altra lingua. Certo, come se me la chiamano Berbra. Sicuro. Sorry for her. She's all alone and I don't know, for
some reason I feel like it's up to me to protect her. Era una scusa quella del dormire, voleva solo bomba con te. Preso il palo, cara mia, mi dispiace. Non ha capito l'antifono. Perché? Perché sono rossa? Perché sto morendo? A caso? Io ho flashato un mostro che stava uscendo fuori, tipo... Questo gioco mi fa venire allucinazioni. Fatemi uscire da sto posto di merda. Vabbè, però sto per dire una stronzata forse, però mo che c'è Maria non ci stanno tantissimi mostri. Maria. What are you talking about? Ok, quindi questa sarebbe la piscina. Oh! Gli si è chiusa la porta in faccia. Qua non si apre. Il siringhito. Dio, che era il siringhito? Non è una bevanda. Quello è il siringhito. No. Aiuto. Oh. Ha cagato sulle lenzuola. Che cos'è? Cosa sto vedendo? 13. Ok. Qua è chiuso, quindi immagino sì che è l'uscita di qua. Stavo andando giusto. Allora, qua non c'è nulla. Poi di qua non c'è nulla. E di qua c'è questa porta che non ho visto. Bene, cecata. Che pensi? Che pensi che sia? Apriamolo. Woo! Dici perché non hai colpi curativi? Esplori luoghi tipo la SWAT. Sì, FBI open up. Faccio peggio di questi Silent Hill. Me? Una mano. Brava Maria. Ste principesse. È l'ora dello sbusto. È l'ora del pacchetto che si apre. E che si apre. Ok. Vediamo un po'. Vediamo che cosa ci ha dato questo sbustino. Not very cute, is it? Mm. Here, why don't you take it? Sì, tanto li dobbiamo portare alla statua, quindi. Thanks. Nello di Piumb. Ok. So, where to now? So io dove portarli. Bravo. Oh no,
Dove devo andare? C'è un foglio. I pazienti diventeranno la diagnosi stabilita per loro. Diventeranno? Quando guariranno, in quanto il mio obiettivo è sempre per tutto il personale, soprattutto quando i sintomi diminuiranno con un trattamento efficace. Io che scrivo la tesi provando ad allungare il brodo. Mi sono spaventata. Mi sento male. Allora, là devo andare. Da qua ci vengo? No, ok. È tutto giusto. Qua c'è la voragine. Salvataggio! Dai, che forse riusciamo effettivamente ad uscire da qui. Perché qua c'è il corridoio? Se lì la porta si apre. Che cos'è? Sì, ma stiamo scherzando? Post sushi poi che c'ho il cervello in pappa? Stiamo scherzando. Già esplorato qui. Perché? Ok. Posto completamente inutile. Scatola. Ok. Però vorrei sapere. Mappa del. Ah, forse devo andare a meno uno. Non sto al primo piano. Signora della porta, secondo piano, ok. La signora della porta. Un po' di musichetta nel frattempo che arriva l'ascensore. Ah, ho speedrunnato il... Come si chiama? Ascensore. Che fame mi ha fatto venire con le foto del cibo. Io ho goduto. Ottimo sushi. Eccoci. Cosa? Questa? What's wrong? Let's just get out of here, okay? Quello che sto provando a fare. Vieni. What's wrong? I thought you wanted to get out of here. I know. It's just... doesn't feel right. Come on. Qualcosa, tutto. Tutto doesn't feel right, cioè tutto sbagliato. Foglietto. È fatto. Ah no, è finito. Sto salvataggio qui non mi convince. Per un momento ho pensato che alzasse la testa alla statua. Anch'io. Che tipo li seguisse con lo sguardo. Tipo a percularli. A fa ah. Ora da Senna. Mmm.
tutto rosso non mi convince, non mi piace. Che succede? No, corri! Ma come cazzo corri? Cretina! Cretini tutte e due! Scavalca, scavalca, pazzo! No, 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 no! Ma lei sta facendo una scampagnata, ma perché corre così? Corri! Questa scena purtroppo è anticlimatica perché lei corre così. Cioè, è quasi comica più che che spaventarmi. James, corri! Con la Y? Sì. Ai tacchi lei, porella, lui che corre come uno scemo. Sì, effettivamente, c'ha ragione. No, ma io lo stavo prendendo per il culo. Muore così. No, ragazzi. No. No, ragazzi, io la stavo perculando. Sempre James e Maria, facciamo una bella passeggiata. Sì, sì, scampagnata, così, tu, tu, tu. Corre così, lui solo per guardare il culo, Boh, guarda più niente. Aiuto. Dai, momento depressino. È morta anche lei, ho perso anche lei, vai. Di nuovo solitudine, la mia vita. Sopravvivenza, quinto, ok. Meme quello del tizio con la corda al collo, first time. Ricordiamo che Barbara è in blind, ok. Ricordo a me stessa che sono in blind, ok. Qua siamo all'ingresso dell'ospedale, quindi abbiamo finito l'ospedale. E namo. Altro salvataggino? Ma sì. Che poi da sta piramide poteva benissimo infilzare pure lui. Sì. Sì, in realtà sì, però vabbè. La canzone è Tinted Black per me. In che senso? Cioè si chiama così la canzone? O gli hai dato un nome? Hai deciso di dargli un nome? Devo prendere la chiave che non ho. Sono abbastanza convinta che adesso non ci saranno mostri. C'è qualcosa che mi sfugge. C'è un punto interrogativo all'ufficio. All'ufficio? Professore Sefson, sono punto interrogativo. Ah no, anche qui. Qui era mezzo chiuso. Ah no, sembra Tinted Black. Tinted. Sì. Ah, era già aperto. Mi sembrava ci fosse un vetro. Andiamo all'ufficio di Sefson. Vediamo se mi sono perso qualcosa. Qui. Cioè, vediamo se mi sono persa qualcosa. No, semplicemente la chiave per uscire dal posto. Che poi è inutile a sto punto che mi dai la chiave. Basta che scavalco.
Il potenziale per questa malattia è in ognuno di noi e in determinate circostanze chiunque, uomo o donna, passerebbe come lui dall'altra parte. Ok, forse l'altra parte non è il modo migliore di descriverlo. D'altronde non esiste un muro tra un posto e l'altro. È lì dove si incontrano sogno e realtà. È un posto vicino e distante al tempo stesso. Alcuni sostengono che non sia neanche una malattia. Non sono d'accordo. Sono un medico, non un filosofo o uno psichiatra, a differenza del direttore. Ma talvolta devo pormi una domanda. È vero che per noi i suoi pensieri non sono che invenzioni di una mente malata, ma per lui non esiste un'altra realtà. Inoltre è contento dove si trova. Perché dunque, mi chiedo, dobbiamo trascinarlo nel doloroso mondo che è la nostra realtà al fine di curarlo? Ok, io direi che con questa cosa ti fanno capire che tanto palese è una cosa mentale di James. Si vede che cioè, è successo qualcosa, ha fatto qualcosa, non lo so, e c'ha problemi ad accettarlo. Non lo so. Chiunque... Ah, no, aspetta. Ma uscire dalla finestra... Esatto, cioè è inutile che mi dà la chiave, posso uscire, posso scavalcare. Troppo facile, non gli piacciono le cose semplici. Ma infatti. Chiunque, uomo, donna o gambe. Chi è? Chi è? Che cazzo è questo rumore? Ma siamo impazziti? Sono appena uscita. Dove devo andare? Dove... vabbè. Andrò. Chi è che si avvicina? Vabbè. Ma basta! Ma io pensavo di essermi liberata di voi. Come è rotto il sistema di combattimento comunque? Chi è? La blatta! Dunchere. Sento altre blatte, ma andremo qui. Ehi! Ehi! Vabbè, ho perso un... come si chiama? Un jumpscare. Perché sono entrata come la SWAT. Colpi. Vieni, piace. Chi ci sta? Dove vai? Ciao. Basta e manco saluta. Sta scema, oh. Ho detto, ho visto, avevo detto là. Ce ne sta pure un'altra là dentro, eh? Che schivata con stile, però. Mi sta tipo... Giorgio. Scooby-Doo. Vieni fuori. Liscio. Beh, run è impeccabile, no damage. Troppo forte. Colpi. Dai, ma me ne sto a mettere un po' da parte. Vediamo chi si nasconde dietro a queste gambe. Sì. Che cazzo ha fatto i suoni di sto gioco? Pare che ti devono aprire in due da un momento all'altro. Chi c'è? Qui dentro. Ehi!
Sono due. Mi spieghi come ha fatto? Vorrei sapere questa cosa. Liscio. Mi prendi lei sotto? Se no non muore, si rialza. Niente. Che brutto. Che brutta cosa i comandi di questo gioco. Combat system. Cioè, ha fatto un cazzo di cane. Giù. Vai col tastino. C'è ancora gente. No, c'è una blatta. C'è una blatta. Mi fanno male le blatte. Spaventatissimo. Ottimo. Ma poi la papina dove cavolo è andata? Lei gira. Lei sta meglio di noi. Lei senza curativi, lei pieta. Oh! Dicevo. Lei senza curativi prende va. Curativi, colpi, marmi varie, lei prende va. Io un calcio in testa all'infermiera per spezzo lo direi comunque. Non me lo faceva da. Non me lo faceva dare perché ci ho provato veramente tanto. Con tanto impegno. Eccola. Laura, stop. It's dangerous. Chi è? Ed è sporco. Pelo pelo, la sabbia. Ignorante. E questa? No. Beh, ma se gli dai il calcio, daglielo bene. Blattona. Ma ma che cos'era? Mi ha fatto troppo ridere. La blatte fa. Combattimento miliscia. L'ho letto con questo tono. Che c'avevo dietro? Raga, io ho visto una figura dietro di lui. Ok, uno. Ma quante sono? Quanti sono? Ma pure dentro? Che cazzo sono? Chi è? Ma dove stava? Ehi, quanti siete? Regolatevi. Io non vedo niente comunque. Che cosa sto guardando? Quanti? Eolì! Che cos'è? Allora, che cazzo ha fatto il coso dei mostri qui dentro? O in generale, guarda, là c'è la porta aperta che entrano, piano, se gli va. C'è qualcuno dietro? Sì. Che piani ed entrano. Che stronzata comunque. Cioè, combat system meno uno io gli darei. Cioè, anche, cioè, proprio anche come decidere che mostri mettere, quanti, come, dove.
Comunque avevano ragione a dirmi che ero strano io, che a questo punto avevo 60 curativi. Ma io sarò anche abbastanza schifosa a giocare. 36, ma l'anno scorso erano 37. Quanti sono? Qualcuno non le ha avvisate che c'è un divieto di assembramento, eh. Dai. Divietissimo. Uscire? Sì. Io sto andando a casaccio. Backstab? No. Paria. Ah, non muore. Ah, ho capito. I mostri immortali. Ah, ok. Ho capito, dai. Ok. Ma tranquilla, tanto ti ho solo dato boh, 10 bastonate. Tranquilli però, eh. Vediamo un po'. Secondo me c'è qualcosa dentro queste macchine. Sì, fuori queste macchine. Io sto cercando di farmela mili perché almeno mi tengo un po' di più i colpi, ma. Goski. Ok. Vamonos. Ora veramente non si vede proprio nulla, nulla, nulla. Colpi? Oh, dai. Questa macchina c'ha qualcosa dentro. No. Sento qualcosa galoppare, che cos'era? Dove cazzo vai? Dove cazzo vai? Brutto. Chi è? No, 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 di proiettilini. Questo? Colui che non ha il coraggio di farsi guardare da oltre l'abisso non ha il coraggio di guardare dentro se stesso. La verità può essere scoperta solo andando avanti. Segui una mappa, ci sono una lettera e una chiave. Se lo scrive sulla mappa sua, sì. No! Ah, sì. Allora, io salverei. E direi che per oggi basta. Ci siamo fatti un bel pezzettino, comunque, cioè. Perché questa sicuramente è la zona nuova. Un paio d'orette ce le siamo fatte. Ok. Aspetta, metto pausa. Allora.
Allora, ragazzi, grazie mille per avermi fatto compagnia nonostante sia domenica pomeriggio. Devo dire, faticoso, faticoso. Mi sta piacendo, però il combattimento, il combat system veramente da migliorare. Cioè, una delle pecchine, secondo me, di questo gioco. Veramente molto meccanico e fatto... Cioè, e la sua meccanicità è sfruttata male, perché appunto se tu mi rendi un combattimento meccanico, che ci può pure stare, perché mi dici, ok, James... Non è il classico poliziotto tipo Resident Evil, che non è Leon, quindi non sa sparare, non sa fare niente, quindi ci può stare che si trova in difficoltà. Tu allora non mi metti però tanti... Cioè, e la sua meccanicità è sfruttata male, perché appunto se tu mi rendi un combattimento meccanico, che ci può pure stare, perché mi dici, ok, James... Non è il classico poliziotto tipo Resident Evil, che non è Leon, quindi non sa sparare, non sa fare niente, quindi ci può stare che si trova in difficoltà. Tu allora non mi metti però tanti... Cioè, e la sua meccanicità è sfruttata male, perché appunto se tu mi rendi un combattimento meccanico, che ci può pure stare, perché mi dici, ok, James... Non è il classico poliziotto tipo Resident Evil, che non è Leon, quindi non sa sparare, non sa fare niente, quindi ci può stare che si trova in difficoltà. Tu allora non mi metti però tanti... Cioè, e la sua meccanicità è sfruttata male, perché appunto se tu mi rendi un combattimento meccanico, che ci può pure stare, perché mi dici, ok, James... Non è il classico poliziotto tipo Resident Evil, che non è Leon, quindi non sa sparare, non sa fare niente, quindi ci può stare che si trova in difficoltà. Tu allora non mi metti però tanti... Cioè, e la sua meccanicità è sfruttata male, perché appunto se tu mi rendi un combattimento meccanico, che ci può pure stare, perché mi dici, ok, James... Non è il classico poliziotto tipo Resident Evil, che non è Leon. E grazie mille per l'abbonamento, Spike, e grazie per il follow, Eli, se non sbaglio. Ele. E ci vediamo la prossima settimana sempre qua sul canale. Grazie mille, ragazzi. Ciao ciao.